Un saluto a tutti da Ciso per AndroidWorld.it. Oggi, grazie ad Expansys, stiamo spacchettando il nuovissimo HTC Incredible S, primo smartphone della famiglia Incredible, per il mercato italiano. Per adesso in esclusiva, probabilmente uscirà anche negli Stati Uniti con il nome di Incredible 2. Per adesso, con il nome di Incredible S, questa è una specie di esclusiva europea. Al momento lo trovate solo su Expansys al prezzo di 554 euro. Che cosa c'è di nuovo in questo smartphone? Rispetto al Desire HD, è il suo successore, ha un prezzo inferiore, schermo un pochino più piccolo, ma di conseguenza, avendo la stessa risoluzione di 480x800 pixel, ci sarà una densità per pixel maggiore, quindi una definizione apparente maggiore. La versione di Android è la 2.3 Gingerbread, c'è sempre un processore da 1 GHz e 768 MB di RAM. La ROM è da 1100 MB, quindi poco più di 1 giga. Abbiamo detto lo schermo da 4 pollici, la fotocamera è da 8 megapixel con LED flash e autofocus, e in più rispetto al Desire HD troviamo anche una fotocamera frontale da 1.3 megapixel. Abbiamo una batteria anche più capiente da 1450 mAh. Per il resto è molto molto simile al Desire HD, quindi Wi-Fi con standard N, connessione HSUPA, Bluetooth, GPS, radio, eccetera eccetera. Andiamo, è arrivato il momento di spacchettarlo. Confezione standard HTC. Smartphone che vediamo fra un attimo. Confezione completamente nera, a partire dall'esterno, manualistica. Quindi confezione completamente nera a partire dall'esterno, smartphone ovviamente nero. E poi ancora abbiamo cuffie standard con microfono e tasti per la musica avanti e indietro, gommini anche presenti nella bustina, cavo micro USB e standard connettore italiano HTC. Questo è lo smartphone. Andiamo. A rimuovere la plastica, molto compatto, bello ovviamente l'effetto di avere un vetro unico dall'inizio alla fine, quindi tasti soft touch, fotocamera frontale qua nell'angolo, jack da 3,5, tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco, dietro fotocamera 8 megapixel con dual LED flash, aggiungiamo, lo speaker, questa forma un po' particolare. Eravamo quasi un po' spaventati all'idea, ma ora che lo abbiamo in mano dobbiamo dire che almeno la prima impressione sembra buona. Abbiamo poi porta micro USB, bilanciere del volume, pulito sulla sinistra e sotto pulito. La batteria è già inserita. Quindi, slot per la SIM, slot per la micro SD da ben 8 GB, inclusa nella confezione. Sicuramente un'ottima sorpresa, sicuramente molto gradita. Nei prossimi giorni faremo un test completo di questo smartphone. Potrete farci tutte le domande del caso sul nostro sito androidworld.it, in particolare sul forum, quindi androidworld.it/forum, e nella recensione completa cercheremo di darvi tutte le risposte del caso. Un saluto da Ciso per androidworld.it.